Viaggio verso la felicità. Buonasera. Domani vado a fare un piccolo trekking con le famiglie, un percorso semplice qui a Norcia. Anche se ve lo dirò alla fine qual è il percorso. Anche perché potrebbe subire alcune modifiche strada facendo. Venite con me? Vi tralascio tutta la parte della preparazione perché potete vederla anche nei video precedenti. Troveremo sicuramente anche un po' di neve. Dai, io sono già stracarico. Ero stracarico, pioggia assurda. Vabbè, sono positivo, passerà. Sì, come no, vedo. Ah, il percorso sarà bellissimo come sempre. Piccolo indizio, ma dove vai che piove? Ma che Oh, vuoi? scusa, eh. Poi devo tornare per le 2, che alle 3 cominciano tutte le attività in parrocchia. Vabbè, andiamo a Nanna, va. Che domani ci si sveglia presto. Andiamo? Partiamo da qui, Piazza San Benedetto. Invece te l'avevo detto io. Sì, me l'aveva detto lui. Ok, voi mi direte, ma Davide, perché hai montato questo video se poi non ci sei andato? Veramente ci ho pensato anch'io. Ma poi mi sono anche detto, ma da questa cosa non possiamo trarne un insegnamento? Che magari potrebbe anche essere utile per altre persone. Perché nella vita è utile imparare da ciò che è accaduto, non lamentarsi. Imparare! E allora forse è utile fare un passo indietro. Imparare che la realtà ci parla e Dio ci parla attraverso la realtà. Imparare a leggere i segni dei tempi, ci direbbe la scrittura. Imparare che i nostri progetti non sempre corrispondono a quella che è invece la nostra via. Imparare a costruire la nostra felicità sulla via della realtà, non fantasticare, concreti e realisti. Piedi bene ancorati a terra e sguardo fisso verso il cielo. Imparare che anche quando le cose non vanno secondo i nostri piani, possiamo cambiare i nostri piani e godere ugualmente del nostro presente. Non lasciarti sovrastare dagli avvenimenti, ma cavalcali, adeguati. E attrezzati per essere felice anche in quegli avvenimenti, quelli che magari non avevi previsto. Stupisciti della realtà come dono. Traccia una via, ma lasciati guidare da ciò che ti circonda. Goditi l'effetto sorpresa e sii felice del tuo oggi. Pian piano esce sempre il sole, ma vederlo e percepirlo dipende da te. Ok, se ti è piaciuto il video, ma anche se non ti è piaciuto e vuoi commentare, parliamone. Segui il canale Don Davide Tononi su YouTube e anche il profilo Instagram, sempre Don Davide Tononi. Felice vita, gente!